Da oggi e per un mese il mondo corre dietro a un pallone, milioni di uomini e di donne di ogni colore, di ogni tendenza culturale, religiosa e politica torneranno ad essere bambini e a competere, ma solo su un campo di calcio. Sta per avere inizio la Coppa del Mondo, Russia 2018. Buonasera, gentili ascoltatori, dallo stadio Luzhniki di Mosca, buonasera. Da Alessandro Rosi, che ci consentirà di mandare in onda questa radiocronaca, e da Francesco Repice, Yuri Zirkov, dalla corsia di sinistra con l'interno del piede sinistro, la traiettoria d'uscita rispetto alla porta, difesa da Almayov, parte il cross allontanato, Russia che si mantiene però in zona d'attacco, sempre lo scambio con il numero 17, Golovin in traversone, colpo di testa a rete, la Russia è passata in vantaggio esattamente al minuto 12 nel corso del primo tempo, e il primo gol del mondiale lo ha segnato Ganzinski, un centrocampista di testa, il pallone verso il secondo palo è stato abilissimo, dobbiamo dire, a sfruttare questa traiettoria, a posizionarla verso il secondo palo, e tutto a seguito di un calcio d'angolo con una respinta corta della difesa saudita. Nuovamente Golovin che è andato a duettare con Zagoyev, il pallone in mezzo da parte del 17 verso il secondo palo, dove si è portato appunto Zobrin, che forse ha spinto un avversario, forse è entrato semplicemente in contatto con un avversario che provava ad alzarsi per colpire il pallone di testa, più di tutti però è saltato il numero 8, che è riuscito a depositare la sfera nell'angolo più lontano, lì dove il portiere saudita Abdullah Al-Mayouf non è riuscito ad arrivare, e quindi al minuto 12 nel corso del primo tempo cambia il parziale allo stadio Luzhniki di Mosca, ha segnato la Russia, ha segnato Gazinski, il primo gol di questa edizione iridata è russo ed è il numero 8 e di Gazinski. Attenzione però all'Arabia Saudita in avanti con Al-Sharaiel che va alla cross in mezzo, il colpo di testa, il pallone che finisce fuori di un niente, è stata una deviazione di un difensore di Gnasevic, preoccupatissimo dall'arrivo di Mohamed Al-Chalawi alle sue spalle, questa è una palla gol. Attenzione Golovin in area da destra, frenata improvvisa, tocco per Zorbin, palla sul sinistro, poi ancora Cherchev che salta un uomo, il secondo, rete, il raddoppio della Russia, è proprio lui, è proprio Cherchev, è riuscito questa volta a mettere il piede bene sul terreno di gioco e il pallone a disposizione del suo sinistro, e a scaraventare in porta una traiettoria sulla quale nulla ha potuto l'estremo difensore Abdullah Al-Mayouf, l'estremo difensore della nazionale saudita. La Russia è in vantaggio per 2-0, il gol che è arrivato al 43esimo. È ovvio ora che il morale della formazione di Juan Antonio Pizzi sia ai minimi livelli, mentre l'entusiasmo della Russia possa essere stato corroborato da questo secondo gol. Dobbiamo dire è molto bello di Cherchev, lo avevamo criticato per quel doppio dribbling poc'anzi, questa volta però la missione è stata compiuta, palla sul sinistro, finta, alzato il pallone facendo sostanzialmente andare a vuoto il difensore, poi da pochi passi ha spedito sotto l'incrocio dei pali, azione anche dal punto di vista tecnico assai apprezzabile del nuovo entrato, del numero 6 che ricordiamo ha preso il posto del numero 9 di Zagoyev, uscito dal campo praticamente a metà della frazione di gioco. Siamo nel primo tempo, siamo in chiusura quasi al 44esimo, la Russia in vantaggio per 2-0, si fa sentire il pubblico dello stadio di Mosca quasi a supportare i ragazzi di Cherchesov, che adesso sembrano abbastanza ripiegati su loro stessi ad attendere l'iniziativa dell'Arabia Saudita, pericoloso in mezzo il pallone che viene sfiorato quasi all'altezza della linea di porta dal numero 17 Salman, anzi da Taiser Al-Jassam, sfiora il gol dell'1-2 l'Arabia Saudita, e lì in mezzo la difesa russa con Ignazievic ha veramente lasciato a desiderare, dentro con il numero 22 Dzyuba, Artem Dzyuba, eccolo proprio lui che colpisce di testa e fa gol appena entrato in campo, proprio lui si mette lì in mezzo all'area di rigore, va a sfruttare la sua altezza e sul cross che arriva da destra al minuto 26 chiude di fatto la partita con la rete del 3-0. Ancora Golovin, ancora lui nell'assistenza, il numero 22 è entrato in campo da pochi secondi possiamo dire, ha schiacciato di testa imparabilmente, quello che non ha fatto in più di un'ora Smolov lo ha fatto in meno di un minuto Dzyuba. Ancora la Russia in area di rigore con la conclusione splendida di Cherchev che finisce in porta per la rete del 4-0 da sinistra, collo esterno sinistro di controbalzo, pallone sotto l'incrocio dei pali, poker della Russia, gol di pregevolissima fattura.
si continua a giocare a 20 secondi dalla fine, Golovin termina giù, ci sarà calcio di punizione dal limite in favore della Russia, c'è anche un cartellino giallo per il numero 17 al Jazami dell'Arabia Saudita, Taisser, così come è scritto sulla maglia ed è evidentemente il suo nome di battesimo, allungato troppo il piede destro, una volta saltato dal numero 17 russo è finito a terra, ci sarà questo calcio di punizione e sarà presumibilmente l'ultima emozione di questa sfida d'esordio del Mondiale di Russia 2018, la partita tra i padroni di casa e l'Arabia Saudita, con la Russia che conduce per 4-0 ed ora l'opportunità di impinguare il suo bottino con questo calcio di punizione dal limite, da posizione non favorevolissima, in particolar modo per un destro, lì dovrebbe andare un sinistro perché il pallone è a circa 2,5-3 metri rispetto all'ingresso dell'area di rigore, ma molto decentrato a destra, evidentemente andrà con la traiettoria anomala a scavalcare o ad aggirare la barriera dall'esterno, è proprio Golovin per insaccare l'incrocio dei pali o per cercare l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere saudita, vediamo se ci riuscirà, guarda la porta, guarda la barriera, guarda il pallone, guarda i suoi compagni di squadra che sono andati a disturbare il muro avversario, ci prova e ci riesce meravigliosamente Golovin per la rete del 5-0, praticamente al 49esimo, chiude con una cinquina che forse una punizione fin troppo severa per la nazionale dell'Arabia Saudita, ma questo è un gran calcio di punizione però, mentre è finita la partita in questo momento, è finita la partita, la Russia ha battuto l'Arabia Saudita per 5-0, Francesco Repice, nel ricordarvi che nella partita d'esordio del Mondiale di Russia 2018 la Russia ha battuto l'Arabia Saudita per 5-0, augura a tutti i radioascoltatori un buon proseguimento di serata.